Processato nel 1947 per crimini di guerra, fosse ardeatine, marzabotto e altre orrende stragi di innocenti, Albert Kesselring, comandante in capo delle forze armate di occupazione tedesche in Italia, fu condannato a morte. La condanna fu commutata nel carcere a vita, ma già nel 1952, in considerazione delle sue gravissime condizioni di salute, fu messo in libertà. Tornato in patria, fu accolto come un eroe e un trionfatore dai circoli neonazisti bavaresi, di cui per altri 8 anni fu attivo sostenitore. Pochi giorni dopo il suo rientro a casa, Kesselring ebbe l'impudenza di dichiarare pubblicamente che non aveva proprio nulla da rimproverarsi, ma che anzi gli italiani dovevano essergli grati per il suo comportamento durante i 18 mesi di occupazione, tanto che avrebbero fatto bene a erigergli un monumento. A tale affermazione rispose Piero Calamandrei con una famosa epigrafe recante la data del 4 dicembre 1952, ottavo anniversario del sacrificio di Duccio Galimberti. Un'epigrafe dettata per una lapide ad ignominia collocata nell'atrio del Palazzo Comunale di Cuneo in segno di imperitura protesta per l'avvenuta scarcerazione del criminale nazista. L'epigrafe afferma: lo avrai, camerata Kesselring, il monumento che pretendi da noi italiani, ma con che pietra si costruirà a deciderlo tocca a noi, non coi sassi affumicati dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio, non con la terra dei cimiteri dove i nostri compagni giovinetti riposano in serenità, non con la neve inviolata delle montagne che per 2 inverni ti sfidarono, non con la primavera di queste valli che ti videro fuggire, ma soltanto col silenzio dei torturati, più duro d'ogni macigno, soltanto con la roccia di questo patto giurato fra uomini liberi che volontari si adunarono per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade, se vorrai tornare ai nostri posti, ci ritroverai, morti e vivi con lo stesso impegno, popolo serrato intorno al monumento che si chiama, ora e sempre, Resistenza. Resistenza, ora e sempre.